Tu cosa ne pensi? Quanto è stato importante per quel periodo storico del cinema italiano il doppiaggio, soprattutto anche per i vostri personaggi? Ma allora si doppiava quasi tutto, perché era un modo di fare cinema. Girare in presa diretta praticamente nessuno lo faceva, perché costava di più. Serviva un aereo, non si doveva fermare, quindi si fermava a tempo. E quindi tutti i film, è un po' un heritage del cinema di allora, del cinema che si faceva per strada, tutti i film anche di Fellini, tutto veniva doppiato. E poi c'erano questi grandi doppiatori, e qui voglio fare un omaggio al doppiatore, perché Locke, che ha doppiato me in Trinità, eccetera, era bravissimo. Il 30% di quello che ho fatto io va anche al doppiatore di allora. Poi è venuto la televisione, perché se adesso andavo io con la mia voce, o anche chiunque, a fare un film dove c'erano i doppiatori e facevano quello stile lì, che poi veniva dal neorealismo, da questo fatto di doppiare, nessuno poteva competere con queste voci fantastiche che abbiamo avuto. E poi quando la televisione si è abituati a uno che parla normalmente, quelle voci come abbiamo tutti noi. E quindi dopo Matteo, che ho fatto il doppiaggio lì, e questo doppiaggio lì, eccetera, c'era la mia voce. Quindi qui c'è la mia voce, però bisogna riconoscere che Onorato e Locchi, Pino Locchi e Onorato, hanno veramente dato almeno un 30% della creazione di Bud Spencer a me. Ecco, questo qua per il doppiatore.